Queste sono le donne del Movimento 5 Stelle, delle donne vere, delle donne belle, che sanno parlare così. Carla Ruocco, il video. Onorevole Ruocco, prego. L'obiettivo del mio intervento odierno è di spiegare alla cittadinanza italiana ciò che accade in questo palazzo, senza usare aridi e incomprensibili sofismi cui questa politica ci ha tristemente abituati. Rispondo in questo modo ad un'avvertitissima esigenza della popolazione, la cui vita viene puntualmente travolta da provvedimenti che nessuno si sente mai in dovere di spiegare adeguatamente. L'occasione che ci è fornita oggi è legata alla questione di Roma Capitale, affrontata come sempre e come sottolineo ancora in modo poco trasparente e lontano da qualsiasi criterio che abbia come obiettivo quello di semplificare l'informazione e la vita dei cittadini, il tutto per poter meglio strumentalizzarne e manipolarne le opinioni. Capisco che non ci comprendiate, per troppi anni ci avete messi da parte e oggi trovarvi di fronte a persone che vogliono cambiare in radice la dialettica politica è per voi spiazzante. Posso dire a testa alta che oggi siamo orgogliosi di rappresentare, di far sentire alla politica finalmente proprio la voce di tutti quei cittadini inesperti che come noi si sforzano quotidianamente di scrivere con dignità e onestà la storia e il destino di questo nostro meraviglioso quanto difficile paese. Allora, a parte che mi fa una paura perché lei era un funzionario delle agenzie delle entrate, alla faccia delle incompetenze del Movimento 5 Stelle, a proposito di agenzia delle entrate, se fate entrare qualcosa laggiù in fondo, visto che noi non abbiamo ovviamente fondi pubblici anche per aver messo in piedi questo palco, c'è proprio il gazebo della ristorazione, giusto Marzio, che mi chiedi le cose e poi non mi stai a sentire, vedi? Facciamo un applauso a Marzio che è quello che mi scrive queste... Cosa devo dire? Le donazioni ma si fanno al gazebo delle ristorazioni, giusto? La ristorazione e al gazebo del merchandising. E poi anche i rappresentanti di lista. Stiamo girando con le cassette. Ah, le cassette, questo, proprio come in chiesa. Sono quegli omini vestiti di rosso, ma non sono di Amnesty International e vi chiedono l'abbonamento mensile. Ah, dietro è anche la maschera blu per vedere. No, a parte gli scherzi, ragazzi, anche se vi avanzano 10 centesimi, va tutto bene. Siamo di Genova, almeno io. Carla Ruocco. Grazie, ragazzi. Che emozione. Sono qui a raccontarvi in pochi minuti, devo riassumere tutte le emozioni di questi primi due mesi in Parlamento. Vi anticipo che le sensazioni più belle le ho avute il fine settimana con voi attivisti, ai banchetti, a confrontarmi con voi, col vostro affetto, con la vostra passione che ci danno la carica per continuare con energia in un'impresa complicata. Io faccio parte della Commissione Finanze e quindi i provvedimenti che abbiamo proposto sia in Commissione Finanze che anche in Commissione Bilancio per il decreto per lo sblocco dei 40 miliardi alle imprese hanno riguardato sostanzialmente quelli che sono i nostri principi di base. Noi proponiamo un fisco più leggero, un rapporto più amichevole tra Stato e cittadino, non più uno Stato che si faccia forte con i deboli, ma equanime. E abbiamo fatto delle proposte molto interessanti, molto importanti per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, per l'impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia. Perché il diritto di abitazione, il lavoro, il reddito minimo devono essere la base per dare dignità alla vita delle persone e noi ci battiamo per questo, ma non solo, nella nostra agenda è data un'importanza veramente prioritaria anche alle piccole e medie imprese, ai professionisti, a tutti quelli che con onestà quotidianamente devono combattere contro uno Stato che è diventato veramente come dire, violento certe volte. Noi vogliamo assolutamente cambiare completamente il rapporto che
pone lo Stato a contatto con i cittadini, e questo lo si può fare soltanto con l'onestà intellettuale che abbiamo noi, perché dentro quel palazzo ormai loro sono distanti dai nostri problemi, non si rendono conto di quello che accade fuori, infatti sono soltanto volti a conservare le loro poltrone, il loro potere. Soltanto noi che siamo sempre a contatto con voi e che non vogliamo mai perdere il contatto con la realtà e con la nostra base, soltanto noi possiamo portare lì dentro quello che vediamo durante le nostre giornate fuori da lì. Tutti i nostri provvedimenti, tutto ciò che abbiamo fatto lì dentro, tutte le nostre battaglie, voi non le sentirete mai raccontare dalle TV e sui giornali, mai, perché in questo paese abbiamo un problema di informazione. Noi siamo lì dentro, lavoriamo incessantemente e ogni giorno, tornando a casa, siamo ingiuriati, letteralmente ingiuriati dai telegiornali, ci chiamano dilettanti allo sbaraglio, non è vero, io smentisco categoricamente tutto questo, non siamo né dilettanti né allo sbaraglio, sappiamo molto bene, abbiamo capito tutto quello che dovevamo capire. Allora io faccio appello proprio a tutti quelli, i giornalisti, le TV, anche i politici che stanno facendo la guerra, ci stanno facendo la guerra, stanno facendo la guerra ad un cambiamento epocale ed irreversibile. Non vi ostinate a farci la guerra, è un errore storico, il cambiamento è già avvenuto. Adeguatevi ad una nuova forma di società che è basata sulla condivisione e la solidarietà. Sarete meglio anche voi, brilleranno gli occhi anche a voi se vi adeguate a questo cambiamento. È già avvenuto, non fate l'errore storico di opporvi. Forse ci metto troppa passione. Ragazzi, un abbraccio a tutti, continueremo lì dentro a pensarvi ogni giorno. Ciao. Grazie Carla. Grazie mille, bellissimo intervento.